Buongiorno a tutti, sono qui nel Palazzo di Città per comunicarvi una decisione forse la più difficile della mia vita. Da amministratore pubblico, quindi da sindaco di questa città, da stanotte, da ieri sera, sono stato in una fase di implosione come un vulcano all'interno della mia coscienza. Se prendere una decisione gravosa in un senso o nell'altra. Ho incontrato i carristi stamattina per valutare una serie di cose, ma la mia coscienza comunque mi ha detto di non andare oltre. So che mi inimicherò delle persone, degli organizzatori del carnevale, e questo non mi preoccupa, perché la mia coscienza mi dice di stoppare un attimo. La vita umana ha un prezzo molto più alto di tutto. Capisco i carristi che hanno messo mesi del loro tempo per una manifestazione, per un evento che per loro è importantissimo, fondamentale, e comunque il loro lavoro merita rispetto. Ma la coscienza rispetto alle vite umane perse in un tragico evento è molto più importante, deve volare alto. Qualsiasi sarà la conseguenza, mi assumo da sindaco di Pontecorvo una decisione difficile. Domani, 16 febbraio, ogni manifestazione legata al carnevale sarà sospesa. Tutto sarà rinviato a domenica 23, quindi domani a Pontecorvo con rammarico, ma con la serenità d'animo che mi appartiene per ogni decisione che prendo, la 68esima edizione del Carnevale Pontecorvese non ci sarà. La decisione è stata sofferta, ma mai così tranquilla. Anche se stamattina avevo assicurato ai carristi di rispettare la loro idea, nell'intimo colui che amministra deve prendere una decisione. Una decisione che va presa con responsabilità, con senso di appartenenza alla comunità, con senso di appartenenza alle famiglie e alla vita umana. E la mia coscienza mi dice che è giusto sospendere tutto. E con questo voglio dimostrare la mia vicinanza e la vicinanza di tutta la comunità, soprattutto dell'amministrazione comunale, alle famiglie che in questo momento vivono un momento di grande difficoltà.